Buonasera e benvenuti all'edizione delle 18.30 del TG di Orvieto Life. Vi ricordo che fra poco avremo ospite Don Luca Conticelli, che è responsabile del sovvenire per la diocesi di Orvieto Todi, e con lui parleremo dei fondi che provengono dall'8 per mille che sono stati stanziati per l'aiuto alle famiglie in difficoltà che sappiamo essere in crescita, purtroppo in forte crescita anche in una realtà piccola come la nostra di Orvieto. Ci ricordiamo le file di domenica alla Caritas a Milano. Ecco, non siamo a quei livelli, però c'è qualcosa che sta cambiando. Ma prima di passare a Don Luca, vi do come sempre i numeri di oggi per quanto riguarda la pandemia. Partiamo dall'Italia: sono 17.572 nuovi positivi, a fronte di 199.489 tamponi, con un rapporto positivi tamponi che scende all'8,7%. Rimane ancora alto il numero dei decessi, sono 680, calano i ricoveri di 445 unità e calano i ricoveri in terapia intensiva di 77 unità. Nel frattempo sappiamo che l'esecutivo è in riunione per capire quali altri provvedimenti potrebbero essere presi per le festività natalizie. Sappiamo che c'è chi è più rigorista, chi è più possibilista, ma qualcosa, qualche ritocco, come ha detto il Premier Conte, sicuramente ci sarà. Siamo in attesa, nel caso in cui dovessero arrivare novità, ve le daremo in diretta. Per quanto riguarda l'Umbria, i nuovi positivi sono 169, i tamponi 3.161. I deceduti sono 6, i ricoveri sono scesi di 18 unità, le terapie intensive sono salite di una sola unità, i guariti sono 400. Questo che significa però che negli ultimi 7 giorni i nuovi positivi sono aumentati del 90% e i tamponi sono aumentati del 593%. Noi, questa è la cronaca dei numeri, poi starà a voi, lasciamo a voi spettatori, capire qual è la realtà e quali sono le esigenze. A questo punto, bando alle chiacchiere, entriamo in collegamento con Don Luca, che salutiamo e ringraziamo. Sappiamo che sei stato molto veloce anche nel celebrare la Santa Messa per essere qui puntuale. Ci scusiamo con i parrocchiani di San Domenico, va bene? Ma no, messa senza omelia, non hanno sentito l'omelia. Ecco, lo vedi? Qualcosa hai dovuto sacrificare. Allora, Don Luca, entriamo subito nel vivo. Il programma di fondi stanziati dall'8 per mille, dalla CEI, per le famiglie bisognose termina a dicembre, termina fra pochi giorni con le ultime. Intanto, com'è andata? Quali sono i risultati di questa prima fase? Beh, prima di tutto ti ringrazio Alessandro, i giornalisti per noi sono stati molto importanti, una volta si parla bene dei giornalisti, quindi siamo qui. Ma tu ne dovresti parlare solo bene, Sempre, sempre. È andata molto bene, noi abbiamo ricevuto in quei famosi, se ti ricordi c'è stata la prima intervista con te, 200 milioni che ha ricevuto, che la CEI ha dato alle diocesi italiane. Noi abbiamo ricevuto 466 mila euro, che per ora abbiamo sfruttato 250 mila euro alla fine di novembre per l'aiuto alle famiglie. Altre cifre sono andate all'aiuto anche alle parrocchie. Restano, credo, altri 50 mila euro che continueranno ad andare all'aiuto alle famiglie. Quindi alla fine dell'anno saranno 300 mila euro, che sono state una cifra alta per una diocesi così da dare tutto, perché significa, questo tocca capire che significa, significa bloccare per esempio tutta l'edilizia. Voi Sì. sapete, l'8 per mille va su 3 piani, per l'istituto sostanzialmente il clero, l'edilizia, il culto, cioè ristrutturare, e poi l'aiuto alla Caritas. Noi quest'anno la CEI ha bloccato di fatto la parte dell'edilizia per aiutare le famiglie. Certo. Non si poteva Senti, fare altro. a proposito di Caritas, perché
qualcuno ogni tanto fa qualche polemicuccia così di terz'ordine, no? La Caritas, diciamo che nell'Orvietano è una Caritas diffusa, cioè in ogni parrocchia la Caritas è presente, c'è e opera, o sbaglio? No, anzi, quasi è venuto quasi bene che sia che la Caritas non ha avuto quasi una sede, perché ha costretto le parrocchie a muoversi di più. Come di fondo è la Caritas, perché la Caritas è delle parrocchie. Là c'è una sede, la sede ancora non è aperta, quindi lo spieghiamo una volta per tutti, perché sono finiti questi lavori famosi dell'8 per 1000, ma manca ancora una parte di lavoro, che quando faremo la richiesta ancora all'8 per 1000 per ristrutturare la totalità di quella struttura, che era quel palazzo che era immenso, che prende sia l'oratorio da una parte, sia la Caritas con la mensa, ma tutta la parte alta di quel palazzo, e quindi è un lavoro grande che sta per finire. Anzi, già lo dico a te per primo, uscirà un video proprio per il bilancio dell'8 per 1000 che l'abbiamo fatto proprio su quel tipo di lavoro. C'è un'intervista che mi hanno fatto a me, al tecnico che ha fatto i lavori. Ecco, chiudiamo quindi questa piccolissima precisazione con un po' di polemica, perché quelle non mancano mai in città, lo sappiamo, Orvieto è la città delle polemiche, no? E torniamo invece alle cose serie, all'aiuto alle famiglie. Quante famiglie all'incirca hanno... C'è la data precisa, è l'ultimo 30 novembre, la festa di Sant'Andrea, me lo ricordo. Sono 391 famiglie, con questi 250.000 euro, che questi sono già stati dati. Di queste 391 famiglie, due terzi sono dell'Orvietano, quindi ringraziamo i parroci che hanno lavorato bene. Che abbiamo dei parroci molto bravi, molto sensibili a questo. Io vorrei spiegare anche come le famiglie potevano ricevere. Cioè, andavano dal parroco per fare una richiesta di partecipare a questo fondo di straordinario 8 per 1000 di aiuto per le famiglie, e questo aiuto veniva fatto in tre mesi. E là c'era una commissione che poi vedeva tutte queste richieste, e ogni volta che prendevo questa somma c'è una ricevuta. Cioè, noi a fine dell'anno, il 31 dicembre, portiamo alla CEI a Roma una massa di ricevute. È un lavoro fatto molto bene. Questo c'è da ringraziare molto Don Marco Gasparri, che ha avuto quest'idea. In Umbria solo noi facciamo questo tipo di lavoro proprio specifico, no? Andare a aiutare famiglie, fare una ricevuta, perché abbiamo messo tre mesi, perché quell'aiuto può andare sempre più. E poi la commissione aveva il compito di mettere la cifra, che non era per tutti uguale. Cioè, se c'è una famiglia con tre figli e che non c'è il lavoro, è diverso da chi è solo, no? Beh, è ovvio. Devi vedere un modo diverso di aiutare. C'è da ringraziare tante persone. Invece, dicevamo, questo programma, chiamiamolo così con termini moderni, no? Perché adesso si chiamano tutti programmi, questo programma finisce, così si chiamano, il 31 dicembre. E noi diciamo che voi dovete spendere questi soldi entro il 31 dicembre. Sì. Poi che cosa succederà? Perché purtroppo le famiglie aumentano. Allora, noi dobbiamo, finché non arriva nel 2021, che certo arriverà da CEI un altro aiuto, in questi mesi che credo che andranno gennaio, febbraio, cioè noi abbiamo un problema di un mese e due, noi stiamo ricreando un ponte in cui le persone normalmente possono aiutare le famiglie nel Liban della Caritas, quindi senza andare dal parroco. Esempio, oggi c'è, per esempio, una persona oggi mi ha dato 500 euro, poteva andare a mettere nel Liban direttamente, sì, però ha avuto la gioia di darle a me, e io oggi le ho versate in questo fondo di aiuto e solidarietà. Cioè, può fare come ritiene più giusto, che tipo di rapporto anche col parroco. Ognuno sceglie il modo.
In questo modo si fa un ponte di aiuto per far sì che quando arriva all'altro fondo c'è la possibilità di continuare questo aiuto. Certo, senti, io oggi è una giornata un po' particolare, no? Poi dopo torniamo a parlare di 8 per 1000, perché oggi ci ha lasciato, eccolo qui, Don Piero Montanucci, e volevo da te un brevissimo ricordo della sua figura, se ti fosse possibile. Sì, osteria. Gian Piero, prima di tutto, io ci sono cresciuto insieme nel cammino neocatecumenale, ero un ragazzo. Lui è diventato diacono nel novembre del 1993 con mio padre Marcello, che erano proprio più grandi amici, grandi fratelli. Poi l'ho ritrovato sia nella Caritas, quindi lo ringraziamo anche per tutto il lavoro che ha fatto, sia nelle parrocchie insieme a Don Augusto. Io ero vice parroco di Ciconia, andando per la montagna, Prodo, la Colonnetta di Prodo, Titignano, Corbara e il Fossatello. Lui aveva particolare due cose: la comunione per i malati, per esempio, questo è un dono immenso, no? Che molte Sì. volte noi sacerdoti nel fare mille cose, quello è uno dei peccati più gravi che abbiamo noi. E per esempio il saper dare la parola di Dio a tutti, anche nei piccoli posti. Penso a Prodo, una comunità bellissima, piccola, no? Dove lui arrivava con la macchinina sua. Quindi lo ringraziamo per tutto il Sì. servizio che ha fatto. Era semplice. Fa parte delle persone buone e semplici. Ecco, grazie del ricordo che si merita sicuramente. Certo. E torniamo invece alla crisi, all'8 per 1000, torniamo soprattutto alle famiglie. L'altra critica, così torniamo un po' a fare un po' di polemica, che a te Facciamo so la critica. che piace. Qualcuno dice, però la Chiesa certo adesso aiuta, tanti soldi ce l'ha. Perché lo Stato glieli dà. Vogliamo chiarire anche qui Beh, qui tutto. ci sarebbe da chiarire tutto. Per esempio, l'8 per 1000 non sono soldi dello Stato, cioè sono un IRPEF, l'IRPEF che noi paghiamo tutti, e anche il prete, perché io ci tengo a essere cittadino dello Certo. Stato, mi dicono lo Stato è laico. Benissimo, ci sono anch'io, perché io sono prete da una parte, però sono cittadino anche. Ne E paghi anche quello, qui. No, è certo che io pago. ricordiamolo Perché io, perché per anche esempio, pago il 7,30 perché i miei genitori, avendo la casa, hanno dovuto il mio 7,30 lo pago tutti gli anni. Quindi, nel pagamento dell'IRPEF, ogni persona può, non deve, può dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica o altre forme religiose. sì. Quindi, è la sua scelta. In questo è una cosa fondamentale: lo Stato è libero. E la Chiesa è libera. Se io andavo a vedere prima com'era il rapporto Stato e Chiesa, per esempio nel pagamento dei sacerdoti, era una Sì. cosa fatta male. Adesso c'è una grande libertà. Quindi anche noi come sacerdoti ci teniamo che lo Stato sia laico, ma ci sia un rapporto. Nella revisione del concordato è andato a rivedere proprio questo tipo di rapporto. Dopo c'è un problema, per esempio, ti porto un problema che noi due conosciamo bene, e Eugenio. Sì. Sì. Mi parlano tutti di Eugenio. Eugenio, 5 anni fa, lo trovavo qua fuori al freddo, e allora qual è il problema? Che noi come cittadini non riusciamo a aiutarlo. Cioè, allora, la Chiesa in questo ha un compito che deve fare. Non può non farlo, cioè prendere questa persona, che poi è stato un grande dono, prendere questa persona, aiutarlo. Allora, come dire, su questo la Chiesa deve andare più veloce rispetto allo Stato, ma per tanti motivi, perché Certo. delle volte è più semplice, meno burocratico su alcune cose. Questo è Certo. un parroco che se lo deve sentire. Cioè c'è un rapporto che dovrebbe essere molto più bello, Stato-Chiesa. Delle volte noi ci andiamo a intrigare.
Io sono stato, no, io vorrei essere di tutti, vorrei amare sia lo Stato che la Chiesa. Lo Stato e la Chiesa sono della comunità, mettiamola così. La comunità, sì, diciamo così, cioè, io ci tengo, cioè, ci tengo a non creare, a non mettere questi rapporti sbagliati. Poi con chi mi critica su questo o ha una visione diversa, sono contento di parlare, perché stare certo. insieme, parlare, anche che io forse l'ha data a me il Vescovo Benedetto, no, e Gualtiero ancora me lo ha rinnovato, forse che vengo anche da una storia di diversa, no? Essendo stato molto nello Stato, sì. Non, che nessuno pensava che diventasse sacerdote, cioè tutta la storia particolare, la mia, sì. Forse sento questo bisogno anche di essere sacerdote, parroco, presbitero, ma anche cittadino dello Stato. Non è che veniamo dal cielo, certo, veniamo dalla terra. Ci andremo in cielo. Allora, ci andremo in cielo. un'ultima domanda, poi ti lascio perché giustamente anche tu hai la tua serata e la cena. Si avvicina il Natale, è un Natale sicuramente, questo sarà un Natale particolare in tutti i sensi, a partire dagli orari della Santa Messa, e come ha detto il Santo Padre, la Messa si può anticipare, non è un problema, l'importante è partecipare alla Santa Messa, no? Però è un Natale particolare perché si rischia di non rivedersi in famiglia, magari gente che è stata lontana per tanto tempo, ma soprattutto quello che io ribadisco spesso personalmente. C'è tanta gente che non riuscirà perché non potrà, perché non ha le possibilità a festeggiare, non riuscirà a festeggiare degnamente il Natale. E allora io vorrei che fossi tu a dire e a lanciare un appello perché la solidarietà sia ancora più forte, deve essere sempre forte, ma in questo Certo. momento ancora più forte. Sì, gli auguri di buon Natale, proprio dobbiamo sentire il senso della comunità, no? Dove il problema di una persona deve diventare il problema di tutti, no? Per esempio, su questo Sant'Andrea è strano, delle volte corre a mille, delle volte è in crisi. In questo momento sta andando bene, soprattutto nell'aiuto per le famiglie. Nel salone nostro abbiamo tante cose da mangiare, no? E che stanno portando soprattutto le persone, vabbè, anche le associazioni, noi siamo Rotary, ci sta aiutando, la Caritas oggi che ha portato i pacchi per l'aiuto alle famiglie. Ma la cosa bella è che le persone stanno facendo la spesa e stanno portandola. E c'è intorno a Sant'Andrea c'è proprio questo movimento che arrivano e ripartono. Soprattutto, per esempio, ci sono delle persone che hanno ricevuto l'aiuto che mi hanno chiesto. Da Luca, possiamo anche noi aiutare gli altri? Se entra questo concetto che di comunità, che il problema di una persona è il problema di tutti, la gioia di una persona è la gioia di tutti. Anche tutto quel problema Stato-Chiesa salta completamente, perché siamo proprio nella comunità, e questo è il grande augurio di Natale, no? Che nasce il Signore, ma nasce anche una nuova comunità, una nuova visione di vita, dove tutti siamo fratelli, cioè, questo secondo Sì. me è l'augurio più bello che ci deve dare. Allora, Don Luca, io ti Mi ringrazio. Quando... permetti solo una cosa? Come no? Solo una cosa. Volevo fare gli auguri alla mia nipotina Serena, che A oggi si è proposito, laureata. anche noi sapevo Era di questo. poco, nella fotografia. La Serena ha Sì. preso le cose di nonno Marcello. Abbiamo un artista in casa. Un altro artista in casa, dai, via. Allora, gli facciamo gli auguri, ci uniamo anche noi agli auguri a lui e naturalmente facciamo i complimenti ai genitori che conosciamo molto bene. E, ecco, e ti ringrazio. Naturalmente, quando vuoi, qui il collegamento è sempre aperto. Per ora bisogna collegarsi. Grazie molto. Questo dei giornalisti è molto importante, avere una relazione buona, capito? Diretta, che quando c'è un problema lo dico, quando c'è una cosa bella da scrivere, lo scrivono. Questa è la cosa più bella che c'è. Grazie ancora e buona serata. Grazie. Grazie, grazie. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao.
torniamo in studio perché oggi, come vedete, le notizie non mancano, ce ne sono molte, a partire da un importante programma di ristoro, usiamo lo stesso termine, che ha messo in campo, che sta mettendo in campo la Regione dell'Umbria, che ha presentato proprio oggi. I numeri non sono grandissimi, ma sapete, la Regione non è grande, è una regione piccola. Tra l'altro già ci sarà un problema di bilancio di circa 30 milioni di euro già nel 2021, proprio dovuto alla crisi da Covid, e la Presidente Tesei, l'Assessore Fioroni, l'Assessore Agapiti hanno presentato due filoni. Il primo filone riguarda il fronte, diciamo così, del risparmio, perché hanno fatto capire che stanno controllando e gestendo e rivedendo la governance e la mission di tutte le partecipate regionali, ed hanno dato il via alla fusione tra Umbria Digitale e Umbria Salute entro il 31-12 del prossimo anno, del 2021. Questo perché da un primo esame era venuto fuori che le due aziende, le due società, non avevano una identità, non erano ben identificabili tra l'altro, e i conti non erano proprio perfetti. E allora, tra l'altro, in molti casi si sovrapponevano nei loro lavori. Quindi quale cosa migliore che fonderle, metterle insieme affinché poi diventano una centrale di acquisto regionale e a disposizione delle pubbliche amministrazioni locali, che siano punto focale e nodale della sanità digitale, del CUP, del NUS, del fascicolo digitale, della gestione delle liste d'attesa, dell'informatica e della transizione digitale della regione, ma anche qui e messe a disposizione anche per le realtà più piccole. E questo è importante perché a regime è stato calcolato che i risparmi potrebbero arrivare addirittura a circa 2 milioni di euro, quindi insomma un buon risparmio. L'altro punto fondamentale riguarda, come dicevo, quello di sostenere la filiera delle attività legate al settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche e di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, per le chiusure che conosciamo. È stato assegnato circa 1 milione di euro, e vediamo un po', 400.000 euro per sostenere le imprese che svolgono attività economica riguardanti questi codici, organizzazioni di convegni e fiere, noleggi di strutture e attrezzature per le varie manifestazioni, impianti luci, noleggio con operatori e strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli. E poi gli indennizi saranno a fondo perduto dei soggetti operanti nei settori che dicevamo prima, con dei limiti di fatturato. Fino a, se non ricordo male, fino a 200.000 euro sarà un contributo da 1.500 euro, fino a 500.000 euro di 4.000 euro, oltre i 500.000 euro sarà di 8.000 euro. Non è tanto, è poco, ma è tanto per una realtà regionale come la nostra. Per il settore del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande sono 600.000 euro. Commercio all'ingrosso va dalla frutta alla carne, ai prodotti lattiero-caseari, alle uova, prodotti del tabacco, bevande, zucchero, cioccolato, caffè, tè e tutti gli altri alimenti che sono compresi nei codici Ateco, che vanno dal 46.3 al 46.39. Anche qui ci sono delle fasce, in questo caso ha spiegato l'assessore Fioroni, sarà il numero dei dipendenti il discrimine. Per le imprese con un solo dipendente, quindi di fatto dei liberi professionisti, ci sarà un contributo di 1.500 euro, per le imprese fino a 5 dipendenti di 3.000 euro, per le imprese da 6 a 15 dipendenti 6.000 euro, oltre i 15 dipendenti sono 10.000 euro. È un segnale, un piccolo aiuto, ma che continua sulla strada
dell'aiuto alle tante attività che sono in crisi e che molto spesso, soprattutto per questi codici Ateco, non sono stati ricompresi nei vari decreti di ristoro del governo, e ne parleremo proprio nei prossimi giorni. E veniamo alle altre notizie di oggi. Strada di Corbara, perché giovedì ci sarà un'interruzione dalle 8 alle 18 domani. Si svolgeranno i test tecnici su asfalto validi per il campionato europeo Rally 2020. Sulla strada comunale di Corbara verrà temporaneamente sospesa la circolazione nel tratto che va da Corbara al Fossetello e viceversa, e poi all'incirca dall'agriturismo Pomonte perfino all'incrocio con Ciconia. Anche qui ci sarà un'interruzione momentanea del traffico. Hanno specificato che sarà ogni 30 minuti, in modo da permettere la circolazione anche dei residenti, di chi ha bisogno. Chiaramente ogni uscita privata sarà presidiata da personale dell'organizzazione, ma chiaramente in caso di ingresso di mezzi di soccorso o necessità impellenti verrà sospesa anche momentaneamente, verranno sospese le prove per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Veniamo a Massimo De Fino, commissario straordinario USL numero 2, perché dobbiamo parlare di un piano di integrazione funzionale dei servizi negli ospedali di Orvieto, Narni e Amelia, che ha lo scopo di abbattere le liste di attesa, limitare la migrazione sanitaria ed assicurare ai cittadini servizi di prossimità, evitando disagi negli spostamenti. Il piano di integrazione dei servizi, definito in linea con la programmazione regionale dai commissari straordinari dell'azienda USL 2, dottor Massimo De Fino, e dell'azienda ospedaliera di Terni, dottor Pasquale Chiaretti, viene anticipato in una nota. E cosa succede? Secondo tale piano, territorio ed ospedale procederanno insieme con un programma consolidato di interventi che punta su una rinnovata collaborazione dei professionisti e degli staff chirurgici delle due realtà sanitarie per garantire prestazioni efficaci. In concreto, all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto le equip chirurgiche guidate dai rispettivi primari Amilcare Parisi dell'azienda ospedaliera di Terni e Massimo Bononato dell'azienda USL 2 dell'ospedale di Orvieto sono già al lavoro per l'esecuzione di interventi di medio-alta complessità nelle sedute chirurgiche programmate il lunedì e il venerdì. Quindi, insomma, si comincia a muovere qualche cosa anche nella sanità, ma è sempre poco. Noi vogliamo sempre di più, ma questo è un piccolo passo. Il comune di Porano invece ci comunica l'amministrazione che, a seguito di un controllo ad uno stabile di Via della Libertà già monitorato da tempo, il comune ha richiesto un intervento di verifica ai vigili del fuoco. Dopo tali verifiche l'amministrazione chiuderà la strada alla circolazione in direzione Orvieto, e per chi proviene dalla strada dell'Abbadia sarà precluso il transito nel centro storico, e nelle prossime ore sicuramente sarà anche emanata un'apposita ordinanza per mettere ordine anche sulla circolazione a Porano, che sarà fortemente penalizzata, perché significa passare o da Canale, da Torre San Severo, sia per chi deve venire a Orvieto da Porano, sia chi da Orvieto dovesse recarsi a Porano. Poi continua la polemica per quanto riguarda le tariffe dell'acqua. Questa volta è il Movimento 5 Stelle che firma una nota con il primo firmatario, il consigliere regionale Thomas De Luca, e poi i consiglieri comunali presenti nelle assise comunali, come ad Amelia, come a Gubbio, come a Gualdo. Il comunicato congiunto arriva in seguito all'aumento percentuale sul costo della bolletta della SI, che sfiorerà l'8% nel prossimo triennio, e la previsione di aumento di Umbria Acque, che è l'altro ambito, per lo stesso periodo fino al 17,5%. Sono aumenti consistenti, scrivono i consiglieri 5 Stelle. Si aggiungono a tariffe che già erano tra le più alte in Italia.
rincari che sono il frutto di scriteriate operazioni di privatizzazione. Cosa hanno in comune sia Umbria Acque? Entrambe hanno ceduto, scrivono sempre i pentastellati, ceduto quote ai soci privati, mettendo poi gli stessi in una situazione di vantaggio rispetto ai comuni. Per quanto riguarda la SI, la posizione del privato è stata addirittura potenziata pochi mesi fa con la vendita senza gara del 15% delle quote ASMA ad Umbria 2, partecipata da Acea, operazioni per le quali saranno i cittadini a pagare un conto salato, nonostante il centrodestra, e qui la polemica è tutta politica, avesse promesso che le tariffe sarebbero diminuite e l'acqua sarebbe rimasta pubblica. Di fatto invece le tariffe diminuiscono non per i cittadini serviti del SIO di Umbria Acqua, ma per quelli serviti dalla VUS Acqua, che è una società totalmente a guida pubblica di Spoleto Foligno. In Umbria, solo dove la gestione dell'acqua è interamente pubblica, non è previsto nessun aumento delle tariffe. Quando i cittadini votarono nel referendum per l'acqua pubblica, ci avevano visto lungo, scrive De Luca, i beni comuni non si conciliano con gli affari delle multinazionali. Concordiamo in quasi tutto, ma ricordiamo che le tariffe sono decise dall'Auri e ci sono dei parametri ben precisi. E sicuramente la VUS ha gestito, per esempio, molto bene l'acquedotto, la rete, perché una delle voci che incide sui costi e sugli incrementi è anche la rete ed i lavori. Sono due punti deboli, soprattutto di Umbria 2, di SI e di Umbria Acque, e per questo in questi casi le tariffe aumentano con più velocità. Sta di fatto che nonostante VUS sia una società pubblica, solo esclusivamente perché ha rispettato alcuni parametri può permettersi una diminuzione, ma nel caso in cui fosse stata nelle stesse condizioni di SI avrebbe dovuto aumentare anche VUS le tariffe. Ma la verità è che il privato conta sempre di più, nonostante un referendum che ha chiesto che chiedeva l'esatto contrario, cioè che l'acqua tornasse ad essere pubblica. Con questa notizia noi abbiamo concluso per questa sera. L'appuntamento ve lo rinnovo come sempre per domani mattina alle ore 8:30 con la rassegna stampa e eventuali news della notte, o alle 18:30 per chi non potesse per avere le notizie del giorno. L'amico Tommaso: l'aumento delle tariffe dell'acqua in questo periodo è una vergogna. Purtroppo ci sono dei parametri, non è una decisione che è stata presa così con tranquillità. Sicuramente abbiamo più volte sostenuto anche noi in diretta che forse in questo momento, visto che le società sono comunque a controllo pubblico, si sarebbe potuto anche soprassedere e rinviare gli aumenti a tempi migliori, ma questa è la politica. Oltre questo non possiamo andare. Io vi saluto, vi ringrazio, appuntamento a domani mattina 8:30 o domani pomeriggio 18:30, sempre qui su il canale Facebook e YouTube di Orvieto Life.